Ciao ragazzi, oggi il coach vi chiede scusa se proverà a fare un video per la serie Mi sono scocciato. Sì ragazzi, questo forse è il giorno giusto per farlo. La molla è scattata perché ovviamente questi sono quei pensieri, sai, che ti girano in testa ma non li dici mai, forse perché li ritieni superficiali, ma no. Ancora una volta oggi mi voglio soffermare su qualcosa che sto evidenziando ormai da 20 anni, più forse? Sì, sicuramente qualcosa in più. La mia lamentela oggi, quindi il mio video lamento, quindi il mio video evidenza, forse è meglio dire così, è quello di mettere un freno a tutti i miei colleghi. Mettete un freno a questa folle corsa di insegnare o di far vedere o dimostrare qualcosa che è completamente sbagliato. Oggi non è possibile ancora vedere fare un push-up di questo genere. Dategli un'occhiata, non è possibile. Mettiamo un freno. Oggi non è possibile ancora vedere uno squat fatto in questo modo. Non è possibile. Mettiamo un freno. E non è possibile veder fare un affondo di questo genere. Mettiamo un freno. Ragazzi, colleghi, amici, in qualsiasi modo ci vogliamo definire, ma non è possibile oggi semplicemente perché c'è la fretta, c'è quella corsa di voler andare avanti, di finire, di non so fare che cosa, però poi diamo un'informazione e degli esercizi completamente sbagliati. Io oggi, ancora una volta, l'ennesimo video che mi ha mandato il mio allievo mi ha fatto vedere veramente qualcosa che ancora io forse volevo evitare di vedere. Sì, ne vedo tanti, ma oggi ancora non è possibile, da decantati professionisti, ancora oggi veder fare errori di questo genere. Ma com'è possibile? Ovviamente tu, utente finale, non puoi capire effettivamente forse di cosa sto parlando, però se io ti parlo di sicurezza forse mi dai un po' di attenzione, se io ti parlo di infortuni forse mi dai un po' di attenzione. Non basta fare un allenamento, e adesso mi rivolgo a te, non basta fare un allenamento per dire sì, va bene, io ho sudato, va bene, mi sta bene questa cosa, sono riuscito a sudare, cosa devo fare? Sì, e tutto il resto è il risultato, è la sicurezza, è l'efficienza, è l'efficacia, e ancora una volta ripeto sempre le stesse cose. Quindi ragazzi, qual è il mio punto, cioè la mia evidenza qual è? Fai un po' di attenzione quando entri in una palestra o ti confronti con qualche esperto del settore, fai qualche domanda in più, esigi qualche risposta, cerca di capire se quantomeno esiste una programmazione scritta, non inventata al momento, studiata in base alle tue caratteristiche, se c'è qualche problema, qualche esigenza, qualche atteggiamento sbagliato. Io riguardo a questo ho costruito un team di professionisti, ho costruito un'app, un portale web per darti modo e farti capire che il risultato non si raggiunge semplicemente mettendoti giù a terra e buttando via sudore. Non è così che funziona. Questo team di professionisti fatto da una nutrizionista, un terapista, una farmacista, una forest coach e il coach, ovviamente. Questo serve per dimostrarti che il risultato è una lunga strada. Non esiste nessuna pillola magica, nessun esercizio magico che ti possa far fare il tuo risultato. Quindi ragazzi, permettetemi, e oggi mi sono voluto un po' sfogare perché ancora oggi non è possibile vedere una cosa e delle condizioni del genere. Quindi, per quanto riguarda voi, state più attenti, fate più domande. Magari se ne hai qualcuna adesso, me la giri sotto e proviamo a risolverla insieme. Percentuali, numeri, forza, programmazione, queste non nascono nello stesso giorno, ma si programma prima, si arriva alla lavagna con la programmazione e si studia in base all'esigenza. Per quanto riguarda invece voi colleghi, mi raccomando, fate un buon lavoro, capisci a me? Quindi ragazzi, scusatemi, è stato un breve video sfogo, spero che ti sia stato utile, ti aiuterà un po' a riflettere. Se tu hai qualche domanda ovviamente mi scrivi sotto nei commenti. Se ti piace il coach ti iscrivi al canale o al massimo lascia un mi piace. Se ti va, sotto nelle descrizioni troverai tutti i link sui miei video tutorial su come fare esercizi appunto in tutta sicurezza. Noi ci vediamo alla prossima, occhio perché ci sono eventi in arrivo, e allenati bene, ciao!